Fermi tutti, adesso vi spiego come stanno le cose. Ciao ragazzi, benvenuti finalmente in questo nuovissimo video. Dopo un po' di tempo di fermo, finalmente ho deciso di portare un video in questa quarantena che mi sta distruggendo la cervella, perché avrei tante idee per portare video, ma purtroppo stanno chiuso in casa. Quindi, perché basta moto? Cosa intendo per basta moto? Perché c'è stato questo vendesi della moto? In realtà è finto per ora. Cosa volevo dire con basta moto? Basta moto perché chi mi segue su Instagram, su YouTube, si è fatto secondo me un'idea sbagliata. Tutti quanti mi chiedono video di moto, mi chiedono cose inerenti alle moto e ci sta, perché sul mio canale YouTube appunto ci sono un sacco di contenuti riguardanti le moto, ma semplicemente perché in quest'ultimo periodo è una delle mie passioni che ho voluto coltivare di più, che ho voluto portare sul canale e tutto. Però non è l'argomento punta del mio canale, non porterò solo moto sul mio canale. E magari la maggior parte di voi mi seguirà solo per quello, quindi magari se vado a portare altri contenuti diversi dalle moto sul canale andranno tra virgolette male, in pochi li vedranno perché la mia utenza maggiore segue le moto. E appunto non voglio che si riduca il tutto a questo, perché come vedete alle mie spalle lì c'è un'altra grandissima passione, che appunto il mondo del computer, il mondo della tecnologia, fotografia, video, editing. Ci sono tantissime cose che mi appassionano e che porterò su questo canale. Prima mi ero sempre fossilizzato sul fatto di non me ne intendo tanto, mi piace solamente, lo faccio per passione, quindi non mi va di portarlo sul canale per fare falsa informazione, disinformazione e semplicemente per il fatto che magari qualcuno mi possa dire non ne sai niente, non ne parlare perché appunto non ne sei capace. Però guardando su YouTube c'è un sacco di gente che fa disinformazione e io non sono uno di quelli, appunto non voglio esserlo. Quindi, chiusa questa breve parentesi, ho deciso di fare questo video semplicemente per dirvi che sul canale arriveranno tanti nuovi contenuti, diversi anche dalle moto, ma continueranno ad arrivare contenuti sulle moto perché ci stanno, ho in mente un sacco di progetti per appunto il mondo moto. Quindi, mi sono ucciso! Questo che vedete alle mie spalle è stato semplicemente per registrare questo video. Non ho intenzione, almeno per adesso, soprattutto perché siamo in quarantena, di vendere la moto. E niente, quindi per questo breve video è tutto. Spero vi abbia fatto piacere rivedere questa faccia e se volete altri video fatemi comunque sapere cosa vi potrebbe interessare vedere con un commento qui sotto. E niente, noi ci rivediamo come al solito in un prossimo video. Ciao ragazzi!